andrei avanti con quello che aveva proposto Giulio, cioè l'analisi della libreria Standard Lib, okay? Che ha una serie di funzioni. Quello che ho visto però è che all'interno della libreria Standard C, sostanzialmente le librerie grosse sono tre. Una è MAT, no, veramente no, scusatemi, MAT è separata, quella con tutte le funzioni matematiche. Dentro Standard Lib c'è Standard Lib propriamente detta, e poi c'è la libreria String, che sono tutte le funzioni di stringa. Allora, per voi sono interessanti le funzioni di stringa, però la Standard Lib è comunque interessante e non è molto grande, è relativamente piccola, la facciamo presto, voglio dire. C'è qualcuno di voi vuole guidare? Vedo io. No, non lo Vai. so. Milo? Milo, vuoi guidare tu? Non lo Boh, per me è so, uguale, come certo. volete. Vado Vai, io. Giulio. Oh, Francesco, dai, Francesco. Tanto adesso cosa facciamo? Ci mettiamo a guardare la documentazione. Allora, che è successo? No, 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 no. Andiamo alla documentazione della libreria, perché vi devo anche insegnare a leggere la documentazione. Io trovo che stavo cercando. No, no, fai. No, no, no. Usiamo una cosa inglese. Fai. Stdlib documentation, scrivi. Stdlib spazio documentation. Sì. Non perderò roba qua. Guarda, no, c'è tutorial poi. Ecco, quella là. Questa è buona. Ok, allora, vabbè, aspettiamo un attimo Giulio, se viene. Ecco, vedete che c'è, là sotto c'è, sulla sinistra, sulla sidebar c'è stdlib.h, poi c'è string.h, poi ci sono le funzioni che riguardano il tempo. Ci sono se andiamo sopra, verso l'alto, ci sono le funzioni, vabbè, queste sono funzioni di debug. Ci sono le funzioni di errore, eccetera, eccetera. Qui ci sono un po' tutte le librerie che stanno dentro la libreria standard. Allora, Giulio, guardiamo cosa c'è scritto, perché l'importante è imparare a leggere queste cose. Standard Lib, il header dello Standard Lib, perché a noi quello che interessa è quello che c'è dentro il header, quello che noi usiamo come include, no? Sapere quello che c'è. Definisce quattro tipi di variabili, alcune macro e varie funzioni, varie funzioni di tipo generale. Le macro cosa Okay. sono? Le macro sono quelle fatte con hash define. Adesso poi ne parliamo. Prima vediamo quali sono le variabili. Queste sono le variabili definite con typedef. Allora, vedete, questa l'abbiamo già vista, size t. È la macro che di un tipo è praticamente un numero intero, no? La cui dimensione può variare da macchina a macchina, e che è quella che viene ritornata dal keyword size off. Cioè, quando io chiamo size off, mi ritorna una variabile del tipo size t.
VCRT è un tipo intero. Ciao Gabbo. Ah, buongiorno Gabriele. La VCRT è un tipo intero che è la dimensione di un carattere allargato. Allora, qual è il problema del carattere allargato? Vi ricordate del problema dello standard ASCII che non aveva tutti i caratteri che servivano e allora è stato fatto, sono stati fatti vari altri standard e in questa cosa qua non bastavano 8 bit, la parola si è estesa sostanzialmente a 16 bit, poi con i caratteri giapponesi si è estesa e cinesi si è estesa, con gli alfabeti giapponesi e cinesi si è estesa a 16 bit. Insomma, VCRT è quella che definisce diciamo l'equivalente di CAR, no? Però per set di caratteri estesi, ok? Includendo i katakana, i vari, tutti gli alfabeti. La T davanti? La T dietro, dici? È una convenzione che si sono dati per dire che questo è un tipo. Perché, allora, il problema qual è in tutto questo? Che quando si definiscono nomi, si inquina lo spazio dei nomi. Ok? Cioè, praticamente, se io definissi una variabile che si chiama solo size, nel mio programma non potrei chiamare nessuna variabile che io generalmente chiamo Pippo, Pluto e Paperino, non potrei chiamarla size, perché size è già un tipo. Ok? Allora, queste cose qua sono fatte per fare in modo che non ci siano conflitti tra i nomi. Noi sappiamo che la standard lib usa una convenzione, che è quella di chiamare i tipi con underscore t alla fine, ok? E non faremo la stessa cosa, ne faremo altre. Capite cosa voglio dire? Questa cosa dell'inquinamento dello spazio dei nomi è un problema abbastanza importante che i linguaggi successivi al C hanno risolto in altri modi. C'è la possibilità di definire un nome di pacchetto che sta davanti a tutti i nomi delle funzioni e delle variabili. Perché capite che una volta che voi usate un nome in un certo modo non potete più usarlo in un altro. E se io per esempio ho fatto un programma in cui c'è una variabile che si chiama size, questa mi va in conflitto, cioè non compilerà con certe librerie, cioè se io includo standard lib non compila più, se la standard lib avesse definito il tipo size, sarebbe entrata in conflitto. Loro per questo motivo gli danno dei nomi un po' strani, ok? Che sono sempre comprensibili alla lettura, ma che hanno una cosa, è un po' come dire Google, no? Google, voi sapete che è un refuso, se sono sbagliati. Il nome doveva essere Google, l'hanno pronunciato male, è venuto fuori Google e l'hanno tenuto. E Google è un nome estremamente ben trovato, perché se voi cercate Google trovate solo quello, perché è un refuso, capite? Mentre, appunto, se siete un cantante e vi chiamate Vasco, andate male. Ok? Perché è capace che trovate il navigatore invece del cantante, se cercate Vasco. Ok.
Comunque, chi è che fa click in continuazione? Cioè, io sento come qualcuno che sta lavorando alla macchina da cucire. Ah, forse so io che c'ho il trackpad che si sente molto. Ah, ok. No, no, giusto. Ecco, le altre due variabili sono variabili che sono ritornate dalle funzioni, da delle funzioni che stanno in standard lib. Div e ldiv sarebbe long div, sono variabili ritornate, sono strutture dati ritornate dalla funzione div e dalla funzione ldiv. Poi le vedremo e vediamo che cosa fa. Andiamo alle macro. Allora, le macro, allora ve l'ho spiegato che cosa sono le macro. Le macro, quando voi fate in una scusa, facciamo prima di spiegarlo, facciamo prima farlo. Chi è che guida, Francesco? Potremmo provare a ricreare anche tipo le variabili tipo size di... Sì, ma è banale, con typedef, no? Size t è semplicemente typedef unsigned t size t. Comunque sì, scriviamo, prendi un è solo quello. Se volete andiamo a vedere com'è fatto, basta aprire standardlib.h. Comunque, prima di fare quello, vediamo un attimo questa cosa qua. Che cos'è una macro? Allora, scriviamo nel programma macro.c. Allora, le macro sono sostituzioni letterali che vengono fatte dal preprocessore C, non dal compilatore. Al compilatore gli arriva tutto il codice senza macro. Ok? Allora, includi standard IO, perché... Allora, facciamo un programma molto stupido. Mi sa che lo devi staccare, standard IO, dall'include. Ok? Poi vai a capo e scriviamo una macro. Hash define. No. Proprio nulla, no. Hash define. Scriviamo la macro, dunque, come vi chiamate? GFMG. No, no. No, senza tutta maiuscola, ma anche lo potevi fare minuscola, fa lo stesso. Però di solito si mettono maiuscole. GFMG e poi spazio 23. Allora, cosa significa questo? Significa che quando passerà il preprocessore, ogni volta che incontra la stringa GFMG, sostituisce letteralmente nel codice 23. Ok? Adesso facciamo la riprova di questo. Vai a capo. Fai int main, aperta parentesi, chiusa parentesi. No. No. Come ho fatto questa cosa? Perché usi un editor di testo che pensa di essere più intelligente di te. Printf. Aperta parentesi, aperte virgolette, chiuse virgolette, virgola, GFMG. La maiuscola, sì. Sì, come l'hai scritto? Perché lo vogliamo fare... E poi fai... chiusa la parentesi, punto e virgola, e poi fai return GFMG. Punto e virgola. Questo non è Python. Ok, salva, compiliamo.
Sei nel posto giusto? Sì, sì. Macro.c. Ok, compilare, compila. Perché ci ho messo un po'? E si vede che stai a guardare film porno, non so. No, macro, è macro il programma. Aiuto, chiudi tutto. Come mai bisogna mettere il ritorno? Come mai? Questo te lo chiedo io a te, guarda il codice. Noi lo stampiamo. Lo togliamo. Noi lo stampiamo. No, è che main ritorna un int. Il return riguarda il tipo della funzione. No? Siccome main ritorna un int, è buona pratica fare un return. Potevamo ritornare 0, meno 1, quello che vi pare, ma insomma ritorniamo questo numero. Adesso, ok, quindi questa cosa funziona, vedete? Però adesso vi voglio far vedere bene come funziona. Allora adesso riprendi il terminale, Francesco, e compiliamo con l'opzione meno E maiuscola, cioè GCC meno E maiuscola. Allora, meno E maiuscola, prima che lo facciamo, vi fa vedere che cosa fa il preprocessore, ok? Cioè, prima di darlo al compilatore, passa dal preprocessore. Il preprocessore si chiama CPP, ma è il C preprocessor, ok? E poi lo passa al compilatore. Quindi noi vogliamo vedere che cos'è che gli passa. Allora, fai C, macro.c. Macro.c. No, macro.c. Ah, ok. Se sbaglio l'ho chiamato macro. Ah, vabbè, perché, vabbè, siccome abbiamo fatto l'include, il preprocessore fa anche l'include, ok? Quello che ci interessa sta qua in fondo, ok? Questo attributo. No, sotto, questo è tutto, sì. vedi che questo ti sta dicendo che ha incluso tutto standard I.O. Okay. Questa è l'inclusione di tutto standard IO. Il nostro codice comincia subito sotto, no? Sì. E vedete che non c'è più GFMC? Ah, c'è 23. E ha sostituito 23 dappertutto. Ok? A cosa serve una cosa del genere, secondo voi? Ma la macro cosa gli puoi sostituire? Con la macro puoi sostituire qualsiasi cosa. Ok? Adesso fai una cosa. La macro è una sostituzione letterale. Ok? Lui sostituisce quello che trova dopo. Allora, la macro funziona così. Hash define nome e poi tutto il resto. Ok? E tra l'altro, appunto, la macro non ha nessuna idea del tipo. Questo 23 noi non sappiamo che tipo è. È una costante. Ok? Capite quello che voglio dire? E quindi? Vorrei sostituire intere... per esempio, nella standard... Non lo so. No. Per esempio, nella libreria standard arg, ok? Vi ricordate quella che abbiamo usato per fare gli argomenti variabili? Mm-hmm. La libreria ha bisogno di gestire in maniera diversa tipi diversi. Noi negli argomenti variabili non sappiamo quali sono i tipi delle variabili che gli passiamo. Ok? Nelle chiamate standard arg date per esempio dei
gli dite, va bene, la prossima variabile quando fate quando chiamate la funzione varg. La funzione varg non è non è veramente una funzione, è in realtà una macro, ok? Perché gli dovete passare un tipo e quello sarà il tipo di ritorno di quella macro, ok? Quello non si può fare con una funzione, perché una funzione ha un tipo definito, non ne può avere più di uno, in C almeno, no? Quindi questa cosa qua è fatta con una macro, ci possiamo scommettere, non c'è altro modo di farla. Le macro possono essere anche un po' più complicate. Facciamo il programma macro 2. Allora, vediamo se funziona. Facciamo define complicata. Questo è il nome della macro. È tutto maiuscolo, è una convenzione. È una convenzione, può essere minuscolo, può essere come vi pare. Però aspetta, complicata, aperta parentesi. A virgola B. E poi... aspetta, vediamo se funziona. Ma che metti? Due numeri ogni volta che chiama A, prende il primo numero, ogni volta che chiami B, cioè complicata. No, una volta che chiami complicata gli devi dare due cose, non è per forza numeri. Aspetta, level 23, metti aperta parentesi, no, proviamo senza le parentesi, scusami. Fai B virgola A. Vediamo se funziona, non sono sicuro. Adesso, per esempio, sul printf fai percento S, invece che percento D, percento S spazio percento D. E qua chiami complicata, non sono sicuro che funziona, però forse sì. Aperta parentesi, adesso metti 23 virgola, aperte virgolette, ciao. Ok, va bene, sotto alla riga 7 metti return 0. Non si allarghiamo troppo. Compiliamo questo, vediamo se compila. Potrebbe. No. Ma era macro 1? Macro 2. No, si chiama macro 2. Proviamo a farla girare. Ciao, 23. Ok, perché adesso se la facciamo con meno E... Vabbè, c'è la solita sfilza, bla bla bla. Ok, vediamo cosa ha fatto lui. Questo è tutto il passaggio che fa il preprocessore. Ok. Vai sotto. Ok, lui ha fatto la sostituzione letterale che le abbiamo chiesto noi. Ok?
Vabbè, che... Tra l'altro, invertendo gli argomenti. Sì, abbiamo detto prima B e poi da, giù. Esattamente. Ok? No, l'ho fatto apposta per farvi vedere che gli argomenti si possono invertire, eccetera. Cioè, quindi, eccetera. Poi mettiamo prima A che B, apriva... Ma... Beh, A... Cioè, se non si specifica dopo B, che resta? 23, ciao? No, no. Dunque, complicata A e B definisce due argomenti che, con i quali bisogna fare qualcosa, oppure se non ci fate qualcosa non servono gli argomenti, non so come dire. Capite? Il punto è che gli ho dato due tipi diversi, no? Che poi... L'ho fatto giusto nel printf, cioè il problema è che bisogna... Il preprocessore è molto stupido. Fa una sostituzione letterale. Per esempio, se fai una cosa del genere... Facciamo quel meno E... Come mai? No, no, prova così, ma così non protesterà. Ci sono int main qua sotto, non capisco. Non lo so. Sì. È un problema del tuo terminale. Comunque non sto capendo che vuol dire questo A, virgola, B, virgola, A. Allora, torno un attimo, scusami, torno un attimo al codice. Io al codice, cioè alla macro, gli passo due argomenti. Due argomenti significa che io posso sostituire a A e B qualsiasi cosa. Ok? Con queste cose la funzione, la macro complicata, farà qualcosa. Questo qualcosa sta sulla destra. Ok? Me li mette, per esempio, in fila. Ok? Me li mette in fila e poi, quindi, io posso chiamare complicata all'interno di printf e saranno in fila, tra virgolette, giusta, perché l'ho fatti io giusti, se no... Capite? La giusta sarebbe questa. Vuol dire questa cosa... Cioè, che noi abbiamo definito prima con A, virgola, B e poi cioè mettiamo B, virgola... L'ho fatta apposta per farvi vedere che gli argomenti sono separati e indipendenti. Io li posso invertire, per esempio, dentro la macro. Capito? Allora, A e B sono due argomenti di... Ecco, appunto, siccome tu hai cambiato la... questi li puoi replicare quante volte vuoi. Per esempio, sono argomenti. Vedi che quando io la chiamo la macro, gli passo degli argomenti. 23 sarà A e ciao sarà B. Allora, dopo, questo significa che la macro, quando viene sostituita, me la sostituisce in quel modo là. Prima la B, poi la A, poi la B. Ok, Giulio? Ok, sì, sì, no, perché infatti non capivo perché c'era per 100 S e per 100 B quando c'era 23. Perché è così che ho organizzato la macro, ma è solo a scopo dimostrativo. Allora, vi devo dire che in realtà le macro non sono viste di buon occhio dai programmatori di grande standing, perché appunto non hanno tipi, non sono intercettate dal compilatore. Se c'è un errore nella macro, non c'è verso di intercettarlo nel compilatore. Ok? Per esempio, adesso mettici... Scusa, creiamo un errore nella macro. Allora, no. No, quello lascialo così. E mettici ancora A e B, un'altra volta. Virgola A, virgola B. Ok. Adesso il compilatore ci darà un errore. Adesso qua l'errore è chiaro e evidente perché ci abbiamo tre righe di codice, ma immaginate in una situazione in cui appunto la macro sta in un header file, cioè sta in un punto H e il vostro codice
sta da un'altra parte. Prova a farlo. No, forse con la M però. No, non l'ha visto. Va bene. E lo compila uguale. Questo perché? Perché in realtà printf prende degli argomenti variabili, no? E quindi prende i primi tre, che sono i tre che ha definito. L'ho salvato, sì. Sì, 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 sì. No, no, lo fa uguale, ma insomma è possibile sfasciare tutto. Se per esempio proviamo a fare questo. Cioè, nel C successivo è stato introdotto il concetto di const, che non c'era nel primo C. Li abbiamo visti const come argomenti, eccetera, eccetera. Invece di fare le macro con il preprocessore, se la fate col const, allora dovete dichiarare un tipo, quindi entra il compilatore, eccetera, eccetera. E non potete fare però questo tipo di cose qua, cioè sostituire degli argomenti. Dovete chiamare una funzione per fare questo. Ok? Quindi ci sono delle cose che proprio non si possono fare col solo compilatore. L'altra comodità delle macro è che se voi avete le cosiddette costanti magiche, cioè le costanti magiche sono costanti che non hanno nessun, che sono scelte a caso, ma che si servono come, per esempio, come segnaposto, per esempio come null. Null è la costante che definisce un puntatore non puntato, no? Allora, di solito viene puntata all'indirizzo 0 all'indirizzo 0 del programma, perché in C l'indirizzo 0 è garantito non puntabile. Ok? È garantito che non può essere una. Quindi il puntatore, che è un puntatore a null, automaticamente un puntatore che sappiamo essere vuoto. Ok? Però appunto, se noi usiamo un null, sappiamo che su qualsiasi macchina punterà a un puntatore vuoto, qualsiasi sia la definizione di null, perché il compilatore sostituirà questo null e così via. Vabbè, le variabili, sì, le macro non sono una cosa molto intellettuale, sono proprio sostituzione letterale. Quindi non ci vorrei perdere tanto tempo. Serve per capire che cosa sono quelle cose che troviamo nella libreria StandardLib. Torniamo a StandardLib. Allora, vediamo quali sono queste macro. Allora, la prima è appunto null, ok? Questa macro dice è il valore di un puntatore nullo, cioè di un puntatore che non sta puntando da nessuna parte. E a noi non ci interessa sapere quanto vale esattamente un puntatore che non sta. Noi sappiamo che punta a nulla, ok? Il punto qual è? È che questo null, siccome deve essere un puntatore, è molto probabilmente definito come un void pointer. Vi ricordate che il void pointer è un puntatore generico, no? Il tipo void vuol dire è un non tipo, il tipo vuoto, ma il puntatore a void è tutta un'altra cosa, vuol dire è un puntatore generico, ok? E quindi null è un puntatore generico che punta all'indirizzo che il compilatore e la libreria garantiscono essere un puntatore che, per esempio, malloc non potrà mai tornare, oppure che se lo ritorna vuol dire che è finita la memoria. Quindi io basta che quando faccio malloc verifico che non mi è stato tornato null, ok? E dopodiché sono a cavallo. Ecco, una funzione che potremmo
scrivere è la funzione safe malloc, cioè la funzione che se per caso ritorna null, manda il programma a sbattere. È inutile che, cioè, se non c'è più memoria e a noi ci serve memoria, è inutile che andiamo avanti col programma, no? Quindi deve fa una cosa di questo tipo. Vedete che exit failure e exit success, di solito exit failure è messo a meno 1, ok? È l'uscita dal programma in caso di fallimento, cioè quando il programma c'ha a runtime c'ha un errore o qualcosa, e exit success di solito è 0, ok? I programmi, quando sono corretti, escono con 0, che però, siccome non ci piace cucire i numeri dentro i programmi, li mettiamo la macro exit success. Run max è il massimo numero ritornato da una funzione rand, e mbcurmax è il numero di byte di un character set che, tra l'altro, sì, sta facendo vedere che non può essere largo di mblenmax, ma mblenmax non è definito. Quindi adesso vediamo un attimo, perché il problema è che questa cosa qua dipende dal set di caratteri. Ci sono set di caratteri a 8 bit, set di caratteri a 16 bit e set di caratteri pure a 32 bit. Quindi da vedere. Allora, possiamo provare a fare un ultimo programma. Questo lo chiamiamo stdlib0, che ci fa vedere il valore di queste variabili. Punto C, punto manca. Ok, allora adesso facciamo così, leva quel define, invece di standard IO, oppure mettiamo standard IO e fa include anche di stdlib, ma credo che standard IO include stdlib. Proviamo a farlo, no? Facciamolo. Proviamo a farlo perché molto probabilmente standard IO include stdlib. E quindi mettiamo, allora dobbiamo vedere quanto vale. Lo so, printf. No, printf, scusami, levagli. Francesco? Sì. Piano. Segui quello che ti dico io. Leva quello, sì, ok. Allora, adesso vai su %s, il primo, e metti... Prima del %s ci scriviamo null tutto maiuscolo, così abbiamo il valore di ciascuna variabile. Due punti. Questo deve essere %p. Sì, spazio anche, sì. Poi virgola dopo il %p. Cosa abbiamo? Exit failure. Tutto maiuscolo, exit underscore failure. Quello ci metteremo un %d, perché suppongo che sia un intero. Underscore failure. Due punti. Poi virgola. Exit underscore successo. Sì, bravo. Tutti. Sì, tutti, bisogna, tutti, li mettiamo tutti così vediamo quanto valgono. E è possibile che se lo ricompilate sulla vostra macchina ci abbia valori diversi. Non c'è credo, perché usiamo tutti la stessa libreria. Però potrebbe essere, non è %s, è %d. Rand max dovrebbe essere un %f, proviamo,
dovrebbe essere uno run, insomma, due punti, però facciamolo col percento F, virgola, MB, virgola, MB, tutto maiuscolo. Due punti per cento D, oppure mettici, no, D maiuscola, mettici, come dici? Che cos'era questo? Questo è il numero di caratteri che possono avere le variabili multicarattere, che ce l'hanno in questo momento, in questo programma. Poi ce n'è un'altra che però non è menzionata, ma evidentemente ci deve essere. Scusa, mettici LD, non D, qua. Cioè facciamo long decimal, perché non so. Virgola. No, aspetta, ancora un'altra. MB Lenmax, che lui la menziona ma non la definisce. Però andiamo a vedere. Percento LD pure qua. Ok, adesso dopo la virgola bisogna mettere tutte le macro. Null, null, virgola, exit failure, virgola, eccetera. Ho scritto MD. Questo MB vuol dire multibyte, no? Oh, questa cosa che stiamo facendo, in realtà la stiamo facendo più per curiosità. Quando le usate, usate queste stringhe e sapete che siete a cavallo, non dovete preoccuparvi di niente. Proviamo a compilarlo. Proviamo. Com'era? GCC standard lib 0, GCC meno O, no, minuscolo. Certo. A me non trova. Mi sa che bisogna includere anche standard lib, perché non li trova. Strano a dirsi, ma non lì. Invece qual è il processo? Cioè, che cosa, quali sono le funzioni che stanno dietro a creare le macro? No, le macro, allora, appunto, ogni libreria ha le sue. Può definire. Allora, vedete che null è definito come zero, è proprio zero, un puntatore zero. Exit failure è definita 1, exit success a 0, run max è 0. Poi sembra che non c'è nessun run. Come dici? Cioè non c'è stato niente che ha fatto un random, quindi il è zero perché non c'è stato niente. Tu dici che è questo? Non sono sicuro. Io pensavo che run max, scusami, da come è documentato, vai un po' alla documentazione. Run max
The macro is the maximum value returned by the run function. The run function. Siccome non c'è stata nessuna run function. Allora, proviamo se hai ragione tu. Perché questa cosa chiamiamo rand. Allora, subito prima. No, dentro la funzione main. Ok. Vai a capo e scrivi float F. No, float F è il nome della variabile. Uguale rand aperta parentesi chiusa parentesi. Rand è piccolo. Sì, tutto piccolo è una funzione. Aperta parentesi chiusa parentesi. Punto e virgola. Punto e virgola. Adesso, prima del null, mettiamoci anche il valore di F. F, due punti, percento F, virgola. No? E adesso, come primo argomento, ci metti F. Vediamo se è giusto alla tua congettura. È vero. No, non è così. Tra l'altro ha tirato fuori il numero 41. Quindi questa niente. È un sì, quindi questa è una funzione rand che tira fuori gli interi. Ok, allora l'altra cosa che possiamo fare è andare a vedere, però solo che chissà dove ce li hai tu, l'include, andare a vedere... Cos'è quella cosa che è uscita, std limit? No, std limit. Scusa, dov'è? No, solo limit, limits.h. Dove? Ah, no, qui in alto? Perché probabilmente... standard lib include limits.h, quindi quando noi includiamo standard lib, perché probabilmente tutti i limiti, tutte le cose che sono estreme sono incluse dentro un file che si chiama limits.h. allora in queste cose qua a me mi importa il giusto, nel senso che io uso quello che loro mi dicono di usare secondo la documentazione, pregando a Dio che sia giusto, ma voglio dire, sulla libreria standard C, se ci fossero degli errori, il mondo funzionerebbe molto diversamente. Oddio, voi mi direte che funziona già abbastanza male, però... aspetta, scusate, mi ha fatto casino... Non capisco, ecco. Comunque, quando si vuole capire bene le cose, si va a vedere gli include. I header file si possono leggere, se uno li sa leggere. Ok? Allora, per esempio, col nostro editor, andiamo a cercarla. Adesso il problema è che tu stai su Windows? Sì. Windows non è proprio il meglio del meglio. Allora, fai una cosa, vai, apri il file, cioè fai control O, come se dovessi aprire un file dall'editor. Adesso dovresti andare probabilmente in hard disk, non lo so, dobbiamo andare a cercare la cartella Windows. Ce l'hai? Sì, Windows, ce l'ho visto passare. No, no, giù. Dove sta Windows? Ne sento users. No. Questa è una cartella di sistema, quindi dobbiamo andare a cercare... Dove sta il sistema operativo? Aspetta, no, perché c'è la cosa dei... Ah, ok, va bene. Windows, ok. Aspetta un attimo. C'è la cosa dei doppi hard disk. Sì.
Tutto qua o si va pure no, sotto? No, no. Guarda system, cerca system. O se no, non lo so, c'è un modo di cercare. Cerca studiolib. Vabbè, prova system whatever, non lo so. System. Non so se system sta... No, non c'è niente qua, non c'è niente. Scusa, fai una cosa, fai cerca in... Sì, l'include ci stanno qua. Scusa, fai una cosa. Cerca in alto sul sistema, là in alto a destra, studelib.h. Guarda un po' dove sta. Aspetta, stiamo cercando il sistema 32. No, cerca, sì, appunto, io non ho idea di dove. In Linux è facilissimo, ma... Vabbè, se no ve lo mostro io. Sta cercando o ha finito? Sì. Operazione in corso? La miseria. Mica deve fare... Dunque, aspetta un attimo, perché queste sono quelle di Ruby. Sono quelle del compilatore C che usa Ruby. In realtà sono sempre buone, perché è sempre GCC. Però C++? No, aspetta. Forse il primo. Prova un po' a aprire quello. Vediamo un po'. Ok. Vabbè, diciamo che la passiamo per buona. Allora, vedete che una header file c'ha un sacco di macro. Ok. Per esempio, le prime due righe, ok, a parte i commenti, salto i commenti, le prime due righe servono per non... Questo è un vecchio sistema. Vi ricordate che su Python, per esempio, c'è import, no? Mm-hmm. Import garantisce che non... se voi fate due volte lo stesso import di un file, non lo importa due volte. Questo è un modo per garantirsi che non viene fatto due volte l'inclusione di standard lib. Perché quando, nel momento in cui io includo standard lib la prima volta, lui mi definisce una variabile che si chiama inkstdlib, ok? E se la trova definita, allora non fa l'inclusione. Vedete che c'è if not def vuol dire se non è definito inkstdlib, allora includi tutto il resto. In fondo al file ci sarà endif, ok? Quindi questa è un'altra funzione del preprocessore che include condizionalmente, include se è definito, include se non è definito e così via, ok? Cioè if def e if not def sono questo tipo di cose qua, e così lui definisce questa variabile inkstdlib e garantisce che questa cosa non verrà fatta più dopo. Poi fa include altri header file che avranno altre cose. Adesso... Ma questo a che livello di profondità è? Cioè, nel senso, questo che cosa sta... Questo sta definendo una serie di macro. Allora, i header file... Altra roba che sta chiamando, no? Sì. Tipo core, sì, CRC, sì, eccetera. Sì, sì. Quindi non è... Allora, il problema è questo. Allora, voi dovete capire che voi fate un programma semplice, fate GCC, tutto funziona, tutto sembra semplice. Ma tutto sembra semplice perché tutta la complessità della cosa, dell'interazione con la macchina, eccetera, eccetera, è nascosta. E deve essere così.
Perché se voi doveste partire da una roba del genere, vabbè, lasciereste perdere, non ci capisco niente, no? E lascereste perdere. Qui stiamo guardando le budella, ok? Allora, qui possiamo fare due cose. Vi posso dire, ragazzi, lasciamo perdere tutta questa roba qua, oppure posso spiegarvi ciascuna cosa, che cosa significa e perché sta là, ok? Ma andando più nel profondo, che succede? Cioè, continua a esserci altre cose che richiamano altre cose, tipo se vediamo core e control? Oppure, beh, certo. Core, no, CRT sarà la roba che va sullo schermo, suppongo. Vabbè, quello che comunque intendo, mm-hmm. Oppure iniziano a esserci 0, 1, 0, 0, 1. Beh, se vai sotto li vedi. Guarda la riga 35, no? Allora, il problema è che questi header file vengono usati da tantissime macchine e da tantissimi sistemi e da tanti compilatori. Vedete qua dice se è definito _C++, allora qua bisogna dirgli che qua si tratta di codice C. Se per caso il compilatore è un compilatore C++, deve capire, perché se no c'è tutta un'altra cosa che non vi ho spiegato, che lasciamo perdere. Cioè c'è il mangling del nome delle variabili. C++ fa la trasformazione del nome delle variabili. Non lo deve fare con le variabili C, perché le variabili C sono quello che sono. Perché qua è commentato? Cioè, in che senso è endif commentato? Perché questo ti fa vedere l'endif. Vedi che qua ci stanno più if uno dentro l'altro, sì. No? E allora lui qua ti dice, guarda che questo è l'endif di quell'if nedef che sta subito sopra. Questo serve per aiutarti. Okay. Ok, perché altrimenti, per esempio, vedi che il secondo endif, quello che sta alla riga 24, lui ti dice guarda che questo qua sta chiudendo il define, che peraltro non c'è. Vedi, per esempio, questo è un problema dei commenti. La gente fa i commenti e poi se li dimentica. Allora, probabilmente l'if alla riga 17 era if defined certsblud or define lib, invece adesso è solo if defined lib cert, e si sono dimenticati di correggere il commento alla fine. Va bene? Questa è una roba classica che succede, non è un problema, non succede niente, è un commento sbagliato, però è un commento che non documenta, bene quello che è il codice. Comunque, scusate, andiamo a vedere quello che ci interessa. Noi volevamo capire, allora, intanto quanto vale null. Allora, vedete che null è definito alla riga 35. Scende. Sì, è definito come 0 se la macchina non è una Win64, altrimenti è definito 0LL, cioè uno 0 da 64 bit. E altrimenti è definito come uno 0 castato a un void pointer. Ok, allora, come si legge questa cosa? Dalla riga 32. Se non è definito null, lo definisco, ma se è già definito non lo definisco. Questo significa questo: se non è definito lo definisco. Se il compilatore è C++ e se non è una macchina Windows, definisco null come uno zero secco, no? Questo, allora, l'else alla riga 36 va con ifnedef_win64. Ok, questa è tutta burocrazia, cioè non dovete spaventarvi. È che a seconda dei sistemi, a seconda delle macchine, non hanno saputo fare meglio che frustarsi in questo modo. Ok, allora, in linea generale, quindi, se non è definito
null, e non è un compilatore C++, null è definito come un zero castato a void pointer, vedete che è alla riga 40. Ok? Chiaro il concetto? Ok, poi invece exit success e exit fail sono molto più semplici. Ok, mettono 0 e 1 e basta. Come fai, poi ci stanno... come dici? 41. Come mai a riga 41 e 42 sono end if, end if e non c'è nulla? No, non c'è nulla perché gli end if chiudono gli if, no? Ah, okay. Allora, il 42 va col 32 e il 41 va col 33. Poi il 38 va col 34 e basta. Ok? Bisogna vederlo in questo modo qua. Adesso, scusa, mi fai un favore, poi vedete che qua ci stanno tutte le strutture dati, quelle che vedremo dopo, divt, vedi, guarda quello che abbiamo visto dopo, perché c'è una funzione che ritorna una struttura dati che è il quoziente e il resto, no? 4rem. Come dici? 4rem. Sì, remainder e quotients, ok? Quindi, e lo fa in due modi diversi, a seconda se uno chiama la funzione ldiv o se chiama la funzione div. Ok, andiamo, questo è tutto relativamente semplice, penso. Adesso andiamo un attimo a vedere questa cosa che volevamo vedere del randmax. Allora, cerca la, perché qua ce n'è di tutte, cerca la stringa randmax. Ctrl F, credo. Tutto maiuscolo, rand underscore max. Eccolo. Allora, rand max. Ah, ecco perché. Perché rand ritorna un intero. Vedete? Vedete che se volete capire le cose, uno va a leggere sta roba, ammesso che la sappia leggere, perché lui ritorna un intero, a quanti bit è questo intero? 16 bit, no? Vedete che ogni, questo è codice esadecimale, no? Questo se lo leggiamo in, lo sapreste leggere in binario? Dio, F era 15. Vabbè. Sì, F sono tutti uni, sono 4 uni. 7 sono 1, 0 e 3 uni. Quindi è 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sì, per 16 bit, ok? Mm-hmm. Quindi, per esempio, se noi correggiamo il nostro codice, lo vedremo giusto adesso. Quindi il abbiamo capito. Sarebbe... No. Perché quello è il massimo che può ritornare. Qua. Allora, correggiamo il nostro codice e mettiamo che randmax non ritorna un floating point. Vabbè, quello lascialo così. Ah no, scusami, quello mettiamo un intero. No, int minuscolo. Randmax, no, devi cambiare nel printf. E mettere per cento D. Pensavo che tornasse un floating point come fanno tutti i linguaggi d'alto livello, ma questo non... No, basta, non c'è bisogno di altro. Ah, scusa, già che ci siamo... No, fermo. Già che ci siamo, facciamo le cose corrette e mettiamo return exit success. No? Siamo cashier, sappiamo programmare, siamo eleganti, facciamo questo. Che se mi ricordo bene era uno zero, vero? Mm.
Allora, RAM max è 32.767, che è appunto 15 bit, 16 bit di cui i primi 15 tutti a 1. Siccome 1 con tutti i zeri, con 15 zeri, sarebbe 32.768, perché è 2 alla 16, è 2 alla 15, scusatemi. Si può vedere in binario? Esadecimale. In esadecimale, certo che lo puoi vedere. Prova. Per cento... No, per cento X. Però, già che ci sei, segnalo come va segnato. Quindi, davanti al percento mettici 0x, che vuol dire questa è notazione esadecimale. Davanti al percento. 0x. Ok, vai. Ricompila. Ok. Ok? Non mi ricordo se c'è una cosa di printf che permette di vederlo in binario, però insomma, va bene. Mi credete, vero? Sulla parola. Se no, se non mi credete, per come compito verificate. Ok? Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti sulla libreria. Ok, quindi abbiamo visto tutte le macro di standard lib. Adesso cominciamo a vedere le varie funzioni. Questo lo so, richiudo. Ah, mi va, sì. Se facciamo una pausa di 5 minuti di prima di cominciare la funzione. Ok, va bene. 5 minuti 5 però, eh? Mm-hmm. Ai 10 restiamo qua, alle 10. Ok, va bene. Ok, allora Francesco, riprendi quello che stavamo facendo e torniamo alla libreria, alla documentazione, per favore, cioè alla documentazione sul browser. Ok, capito. Ok, queste erano le macro. Adesso arriviamo al cuore della faccenda, le funzioni. Ok? Allora, adesso, guardate, le funzioni... Beh, che è successo? No, chiusa la porta. Bravo. Le funzioni non sono tantissime. Guarda un po', io sono rimasto colpito da quante poche sono. Sono 28. No, ci sta un'altra pagina, non so se... Ah, sì? Altre 28 pagine. Allora mi sono sbagliato. No, sì. Ce ne sono un po' di più, 28. E... No, 20. No, queste sono string.h, mi sa. No. String.h. Sì, sì. Queste 28. Sono quelle di string.h. No, le funzioni di stdlib.h sono 28. Allora, se volete, adesso, ecco, se ti fermi un attimo, grazie che mi sta venendo il mal di mare. Se volete, appunto, possiamo guardarle una per una e vedere come potrebbero essere implementate. Ok? Se clicco un attimo... Beh, ti fa vedere un esempio di utilizzo, ok? Ma non ti fa vedere com'è implementata dentro. Possiamo vedere com'è implementata dentro, come vi ho detto, però io quello che vorrei è che invece immaginiamo com'è fatta e riusciamo a rifarla. Prendiamo la prima, ok? La prima è, la prima converte la stringa puntata da str, dall'argomento, no? In un numero floating point di tipo double. Ok?
Ok, quindi praticamente, sostanzialmente, noi abbiamo una stringa, supponiamo che sia un numero double, no? E la convertiamo. Sarebbe ASCII to float. ASCII to float. Quella dopo è ASCII to int. E quell'altra dopo è ASCII to long. Ok? Oh. E quell'altra dopo è stretod, è una stringa con un floating point. Questa bisogna vedere bene come è fatta la descrizione, perché che cos'è l'end pointer, eccetera, eccetera. Perché questa è una stringa, quindi non è più... Cioè, anche quell'altra sono stringhe, ma si suppone che siano stringhe semplici. Queste qua bisogna capire come sono fatte. Vogliamo provare a capire come potrebbe essere fatta l'implementazione? O no? Cioè, direi di sì. Cioè, in linea di principio, ok, queste sono funzioni che voi usate direttamente così. Cioè, seguendo la documentazione, sapete che quella funziona. Però, è vero, una volta nella vita, e per a mo' di esercizio, si possono implementare. Ok? Allora, per esempio, dei convertitori. Cioè. Certo. Perché, per esempio, se voi vi ricordate che vi ho insegnato a leggere gli argomenti sulla riga di comando, gli argomenti sulla riga di comando sono tutte stringhe, no? Quindi, se avete bisogno dei numeri che corrispondono a queste stringhe, bisogna convertirli e si convertono con questi convertitori qua. Ok? Allora, dunque, per esempio, vediamo bene come è fatta la prima. Andiamo, clicca su ATOF e vediamo come è implementata, perché bisogna sapere un sacco di cose. Allora, converte la stringa str in un floating point e fino a qua va bene. Questa è la sua dichiarazione, ok? Str è la stringa che l'ha e il return value, vediamo, leggiamo bene questo, perché questo è molto importante. Che cosa ritorna? La funzione ritorna la stringa convertita come un valore doppio se non c'è una conversione valida, cioè se non è... Questa deve pararsi contro possibili errori a runtime, no? Allora, quando non riesce a convertire, ritorna a zero. Ok? E poi far vedere un esempio. Vediamo l'esempio. E potremmo provare a rifare proprio seguendo questo esempio. Vedete, prima vedete che nella stringa ci mette un numero intero molto largo, no? Poi dopo ci mette addirittura una stringa, quindi non un numero, ok? In realtà non fa la prova con un floating point. Quindi... Appunto 000. No, allora bisogna farla in vari modi, perché anche io, per esempio, se metto 1.5 per e alla 7, mi deve convertire bene, no? Vedete che lui poi dice compiliamo e facciamo girare, la prima la fa bene, la seconda pure la fa bene, perché ritorna 0. Ok, ma quello che bisognerebbe, allora proviamo a fare questo, fai una cosa, copia e incolla, copia questo e incolliamolo sopra in una file che chiameremo simple atof, che è simple underscore atof, che è la nostra funzione. Però per il momento compiliamo questo, ok? Compiliamo questo. Ah, scusami, no, prima di compilarlo facciamo un altro esempio. Poi
sostituiremo ATOF, simple ATOF, e dobbiamo ottenere lo stesso risultato. Questo live demo lo posso togliere? Sì, quello non c'entra niente. È venuto. Allora, scusa, scriviamo un'altra cosa. Sotto la riga, copia le tre righe da 10 a 12. È fatto malissimo questo esempio, ve lo dico così, tanto per. Però comunque, aggiungiamo un altro caso. Copia. Così? Sì. Sì, lascia, leva quella riga e lasciane una sopra. Ok, e alla riga 14 mettiamoci un numero floating point 1. Oppure 3.1459. Epic. Sì. E poi scrivi E. E piccolo. Sì. Meno 4. Questa è la notazione cosiddetta esponenziale, ok? Cioè questo vuol dire con 4 zero davanti. Voglio vedere se ATOF converte bene. Perché questo è quello che mi... Cioè i floating point possono essere scritti in vario modo. Possono essere scritti in notazione. No. Sì, mettici sbagliato. Questo. Sì, scrivici sbagliato invece che tutorial spawn. Ok, questa deve ritornare zero secondo la... Ok? Benissimo. Allora, salva. Era simple. Ah. Ah, poi no, ce n'è ancora un'altra da fare come caso, scusami. L'altro caso... se io scrivo un numero, per esempio 3.1459, ciao. Cioè, scrivo un numero che inizialmente sembra un numero, no? E poi invece c'è una stringa. Che cosa fa ATOF in quel caso? Io mi aspetto che lui converta il numero finché può e poi basta. Ok? Giusto? Hello? Pronto? No, forse da errore basta. Cioè, da zero e basta. Vediamo, vediamo. No, secondo me non dovrebbe, ma vediamo. Maestro, scusi, posso fare una domanda veramente così, ma si è fatto scambio quella lezione di C o è soltanto la fine della lezione di C questa? Questa è la fine della lezione C, l'altra lezione alle 10:30. Scusa, meno O ci vuole prima. E alle 8:30 c'è la lezione del seminario di programmazione. Ok, tutto bene, compila. Vediamo cosa succede. Allora, il primo, Niente. Il primo va bene, il secondo va anche bene, però dovremmo adesso cambiare. Il terzo è come pensavo io, cioè converti tutto quello che può. No, il cioè sostanzialmente se trova un carattere che non è un numero, ok? Tranne la E, sì. Forse tranne la E, magari la E la legge, no, appunto, sì, la E la legge, sì, giusto. Ok, la E adesso potremmo provare con la E maiuscola, perché voglio dire ci stanno vari casi, no? Allora facciamo degli altri casi. Quello sopra ricopialo, però se mettiamo ciao E, che succede? No, se metti E ciao, non ciao E, perché se trova la C già esce, no? Se trova la E vediamo se esce. E poi sopra mettici la E, fanno un'altra copia, no, fai questo, va bene così, copialo,
metticene un altro con la E maiuscola. Vedete che sono abbastanza, cioè non è così semplice la cosa, va un attimo pensata. E naturalmente questi che fanno queste cose si pensano tutti i casi possibili ed immaginabili, che probabilmente io nemmeno so. Scusami, aspetta un attimo, scusami. Riprendi un attimo il codice. Facciamo bene. Allora, il floating point di quelli con la E, mettici prima nel percento F, sia alla riga 16 che alla riga 20, mettici prima per 108.6F, vuol dire 8 cifre di cui 6 dopo la virgola, ok? Ok, vediamo. Ok. Sì, praticamente E fa un lookup, praticamente, allora, traduce bene sia la E maiuscola che la E minuscola. E l'altra E non però se non è seguita da una cifra, l'altra E è no. Non serve. Anche se no tutte le parole iniziabili che iniziano con la E. E certo. Un problema. Certo. Mm-hmm. Ok. Allora, come può essere implementata una roba del genere? Pronto? Implementata? In realtà, scusami, ma quelli non sono 8... Ah sì, sono 8.6. No, facciamo 12.10, scusami. Invece che 8, perché sono ancora troppo pochi, ma voglio vedere se lo fa bene. Allora, se non riusciamo a farlo entro i prossimi 7, No, ok, sì, lo fa bene. Ok, se non riusciamo a farlo entro i prossimi 7 minuti, ve lo portate da fare a casa. Secondo voi, come funziona un affare del genere? Ah, c'è un'altra prova da fare. Aspetta, scriviamo un'altra prova. Vedete qua? Per esempio, se adesso prendi un numero, allora facciamo, sì, ricopia questo, cambiamo la stringa e mettiamoci spazio, spazio, poi backslash t, mettiamoci tutti gli spazi possibili e immaginabili, backslash n, e poi mettici 3.1459. Ok, proviamo a vedere. Ah, sì. Ah, perché c'è il backslash n dentro, sì, giusto. Ok, quindi vedete che se comincia con degli spazi, li salta. Chiaro? Pronto? Uh-huh. Sì? No? Forse? Uh-huh. Ok. Quindi come funziona secondo voi questa funzione qua?
Adesso, vabbè, siccome non ce la faremo a farla, vi portate a casa il seguente esercizio per casa. Allora, adesso prendi il file. Adesso chiamalo, vabbè, questo lo chiameremo non Simple Latov, ma Real Latov, va bene. Adesso, no, questo, ah, ok, va bene, Real Latov, ok. Adesso però prendi la prima Simple Latov. Avrò Simple Latov. Sì. E qua ci mettiamo la funzione che farete a casa. Aspetta un attimo, sopra, mettilo sopra al main. Scrivi. Allora, come deve essere fatta? Esattamente col prototipo della funzione originale. Quindi vai a lascia una riga. Scrivi double, questo è il prototipo, spazio, simple, grazie. Permesso, grazie, double, simple, underscore, atof, aperta parentesi, const, spazio, char pointer, str, quindi l'argomento lo chiamiamo, poi passa la parentesi, vai a capo, metti le graffe e qui dentro metti il commento da fare a casa. Bravo. No, era per dire se possiamo vedere al volo e poi magari farne un altro a casa, che tanto sono tutti va bene. Comunque ti sento veramente bassissimo, Gio, non so se vuoi questo problema. No, io ti sento, ma è che Giulio parla con un tono di voce da compositore adesso, quindi... Scusa, adesso un attimo Giulio. Francesco, cambiami tutti gli atof sotto in simple atof, quindi fai control F, no, ti conviene fare con control F, atof, in find, sì, replace, ecco, non rimpiazza, non, fai con replace, simple latof, però non devi rimpiazzare il primo, soltanto quelli a seguire. Vabbè, no, vabbè. Atof, veloce che porta Giulio che... e Aramif. Mazza. Ok, vai, basta. No, ce ne manca uno. Ok, a posto. Salvalo. No, basta, quello il primo l'abbiamo. Ok, allora Giulio, proponi un'implementazione. No, sto pensando. Che potrei... Hai 20 secondi. Madonna. Allora, ecco. Stavo pensando che potremmo fare un if dove legge il con il puntatore il contenuto della stringa, però sì. Lo legge con... adesso non so come si fa, però ho immaginato che lo leggesse con i caratteri ASCII, e se ci sta ASCII, non mi ricordo come si chiama ASCII, e se vanno da un numero tot che rappresentano i numeri, mm-hmm. allora facciamo un cast con float, per esempio, tra parentesi, e mettiamo la cosa la parte che noi vogliamo prendere,
e lo inseriamo all'interno del... vabbè, adesso non... cioè, bene o male questo, else ritorna a zero, oppure inseriamo zero all'interno di qualcosa, non lo so. Cioè, questa ha grandi, grandissime linee. Un po' italiano. Sì, ci dovete pensare un po', perché vi pongo i seguenti problemi. Allora, io partirei da questo. Metterei come prima riga double. Farò solo questo. Double, spazio, result. Forse con la S. Uguale 0. Punto 0, scusami. 0.0. 0.0. Se posso, non c'è. Punto e virgola. E poi vai a capo e scrivi, qui lascia una riga perché è qua dentro che dovete lavorare, e alla fine fai return result, punto e virgola. Tutto quello che dovete fare è in mezzo riempire, no, punto e virgola, è riempire result con qualche cosa. Però attenzione, se la stringa la leggete da sinistra a destra, ok, avete il problema di capire ciascun digit a quale in quale posizione, cioè i caratteri nei numeri sono posizionali, no? La prima stringa, che è 9 miliardi 9 qualcosa, no? Il 9, il primo 9 deve essere moltiplicato per 10 alla bla bla bla. Capite come funziona la faccenda? Non abbiamo fatto un test. Che succede se scriviamo un numero, parole, magari punto, e poi di nuovo altri numeri? Tipo... Allora, sì, sei, l'abbiamo fatto il test. 6, ciao, oh. Punto, 34. Ok, prova. Secondo me fa solo 6. Perché lui si ferma quando non trova più. Si ferma proprio? Beh, si ferma a 6. 3, ciao, punto, 34. Beh, adesso questo... No, adesso questo non funzionerà. Lo devi fare su... Adesso qui torna sempre 0, no? 3. Come fa a tornare a 3? Bug. Scusa, aspetta un attimo, fammi vedere il codice. Non è possibile che torni 3. Ah, però se ti torna a 0. Ho capito. Non è questo. È quello... ma perché quello non è ATOF. È simple ATOF. Ah, devi far tornare simple ATOF. Però comunque... Vabbè, però benissimo, no? Cioè, noi in realtà quello volevamo vedere. Sì, appunto, che lui si ferma quando trova una cosa che non riconosce. Quindi lui deve riconoscere i punti. Come diceva Giulio, insomma. I punti, le maiuscole e le minuscole. Ma il problema non è questo. Questo è facile. Fate un while che scorre la stringa, salta tutti gli spazi, ok? Perché gli spazi li salta correttamente. Quindi salta qualsiasi cosa che considera white space. Poi fra lo mandi cui... volo in chat. Sì, no, adesso li facciamo mandare tutto in chat. Ok? Mandaci le foto in chat, fra. Gli screenshot. No, anche Rialato fa così. RealAtof è quello fatto con la funzione ATOF, propriamente detta. Ah, okay. E come esercizio per casa dovete fare che questo ritorna esattamente quello che ritorna RealAtof. Ok? Ah, questo.
Cioè il simple out of ritorna quello che ritorna real out of. In questo momento ritorna sempre 0, quindi non ci siamo. Ok? Ok, allora, scusa, manda tutto in chat, abbi pazienza. Anche quello che abbiamo fatto prima, cosa abbiamo fatto prima? Quello sulle macro, no? Sì. Così interrompiamo qua. Io esco un secondo adesso dalla riunione, così vado a cercarmi il caricatore del computer che si sta spegnendo. Arrivo. Va bene. E entro nel meeting successivo. Ok, d'accordo. Dai, ma perché? Ok, fermo la registrazione.